Se tu hai mandato guida. Yeah.
La sponda qui, il cross che arriva, Viola la controlla perché esce sul fondo. Lungo De Giorgi, palla nel cuore dell'area, la tagliata, la gira. Parte Strambelli, una deviazione della barriera, poi Viola prova e ci riesce. Guadalupe aggredito senza fallo, è tutto regolare con Strambelli che riparte, occhio a Strambelli, Strambelli salta e poi centrale, controlla lì Antonino Viola, ma Strambelli ha fatto una grandissima giocata. Arriva il duplice fischio, si va al riposo 0-0, partita più bloccata che mai tra Nardò e Andre. Cominciata la rimessa, D'Ambros prende il centro, ancora D'Ambros, prova un numero, riesce a servire Guadalupe, altra finta, Guadalupe calcia, apre troppo il piatto. C'è Carini, dentro ci sono tante maglie, il cross che diventa quasi buono dove c'è Gentile, l'aggancia Gentile, ancora Gentile, prova a metterla dentro e prende il calcio da D'Ambros, eccolo servito, D'Ambros calcia, debole centrale. Palla per Gentile, preso un attimo in controtempo, Gentile entra dentro e crossa forte, non la prende D'Ambros. De Giorgi se la allunga forse troppo, la insegue ma riesce a crossare, interessante per D'Ammacco di testa, la schiaccia morbida però. Sul pallone Strambelli, palla pericolosa, non ci arriva nessuno per fortuna del Nardò. Parte Gentile, pronto, anzi no, e De Giorgi, palla tagliata dentro, il colpo di testa di Gennari, lo avevamo detto, era una possibilità quella del calcio piazzato e il Toro l'ha sfruttata con l'incornata di Gennari su un calcio di punizione tagliato a perfezione sulla sua testa. Nardò 1, Andria 0. Cornata di Gennari per il vantaggio del Toro. Si accende D'Ammacco, prende l'interno D'Ammacco, zona tiro, calcia D'Ammacco. Per poco non trova un gol fantastico. Viola, arriva qui il triplice fischio, è tutto, la prima del 2024, la prima del comunale e del Toro che vince con l'incornata di Gennari.